Buongiorno a tutti, oggi sono qui a fare questo video per parlare di una tipologia di pallottole per la caccia, soprattutto per la caccia al cinghiale e anche per la selezione ovviamente, però diciamo improntata più su un discorso di caccia al cinghiale, sono le pale diciamo espansive, balistic silver tip, insomma tipo classica palla con puntalino in polimero che all'impatto entra all'interno della palla aprendola il più possibile, cioè munizioni che garantiscono un'espansione veramente estrema, cioè la massima espansione che si può avere appunto da pallottole per uso venatorio. Qui ho alcuni modelli delle più famose in assoluto e partirei da, diciamo, la mia preferita, se non forse una delle più famose, che è appunto la Ballistic Silver Tip. Questa è comunque una palla della Nosler caricata da Winchester e solamente per quanto riguarda la Winchester è appunto fatta in una colorazione differente dalle altre che si possono trovare per esempio sulle Federal che presentano la punta verde, mentre perché questa tipologia di pallotto, cioè la Ballistic Tip, è una pallottola, come potete vedere, con puntalino in polimero che a seconda dei calibri cambia il colore appunto della punta. Tipo il 3006 avrà il puntalino verde, il 270 avrà un puntalino, se non ricordo male, giallo e via via a seconda dei calibri. Il 243 avrà un puntalino viola. Ecco, diciamo che la Nosler che produce questa palla qui cambia colore in base ai calibri a cui viene inserita questa palla. Winchester è l'unica che ha una palla completamente nera, verniciata, molicottata con appunto un trattamento di nome Lubolax che serve per garantire una precisione maggiore alla canna e il puntalino in polimero. Questa pallottola qua, come appunto potete vedere nelle foto dietro la scatola, come è formata, questa è la tipologia, cioè diciamo gran parte delle tipologie di palle è formata con un puntalino. Il cuore in piombo e la camiciatura in rame. Questo puntalino all'impatto entra all'interno della palla aprendola in questa maniera. Dopo vi farò appunto vedere pallottole estratte da selvatici di questa tipologia di palla. Queste sono disponibili in svariate granature dai 150, 168 in alcune marche anche da 180, proprio perché garantiscano, cioè non troverete mai, è molto difficile trovare queste palle di un peso molto elevato perché più è pesa la palla, più lenta va a seconda delle cariche ovviamente, però diciamo che più tende a rimanere compatta anche nell'affungamento, più è leggera, più l'impatto sarà immediato e più la deformazione sarà grande. Questa è una, secondo me, la migliore cartuccia da caccia al cinghiale che io abbia mai provato, Bossolo nichelato, palla nera e inconfondibile. Questa secondo me è la numero uno personalmente. Anche come prezzo, perché anche come prezzo ci siamo abbastanza alti, quindi diciamo che è una delle migliori a mio parere. Dopo arriva una classica Made in Italy che è la Fiocchi EPN. Come vedete, disponibile in 150 e 180 grammi per quanto riguarda 3006. Questa è una pallottola molto simile. Stesso sistema, punta in polimero, corpo in piombo camiciato, massima espansione. Questa è una palla che in rapporto qualità-prezzo è, diciamo, imbattibile sul mercato, perché comunque sia i prezzi sono sempre, quasi sempre sotto i 40 euro, disponibile in diversi calibri. E ha un'ottima, ottima affungatura, quindi tende a aprire molto. Il danno ovviamente è abbastanza accentuato sulle carni, come per tutte queste tipologie di palle, prodotta in due granature, almeno per i 3007-308, 150 e 180 grammi. Fiocchi EPN è la valida alternativa economica a palle di ben alto prezzo, ottima soprattutto per la battuta. Poi giunge anche un'altra munizione più innovativa, diciamo più recente più che innovativa, la Geco Express, che viene prodotta come vedete, stessa tipologia, però al contrario degli altri ha un piccolo foro che poi vedrete all'interno della palla e consente
come le altre, sempre un'ottima espansione con un piccolo riporto sotto la base della punta. Qui vedete la deformazione che fa a seconda del primo impatto. Qui finché trova una parte piuttosto morbida, e qua se trova ossi o muscoli molto grandi. Queste sono palle che sono da un peso da 165 grammi, quindi una via di mezzo tra i 150 e i 180. Ottima cartuccia, prezzo abbastanza contenuto, quindi altra alternativa a munizioni ben più costose o più, diciamo, più difficili da reperire. Sempre il solito sistema. Poi passiamo a una molto particolare, molto usata, diciamo, soprattutto in battuta, che è l'Extreme Point Winchester. L'Extreme Point, come vedete, è caratterizzata da questa punta veramente imponente che garantisce forse più di tutte le altre un'espansione massima. Qui ho anche una pallottola ritrovata, appunto, estratta da un selvatico con questa palla che adesso è da 180 grammi, ma si trova molto anche da 150, quindi molto appunto impiegata su carabine semiautomatiche, non tanto per la selezione, anche se comunque garantisce soprattutto un 180 ottimi abbattimenti con una buona penetrazione, però diciamo che questa è proprio la palla che crea un ematoma e un danno alla carne molto superiore anche alle altre, però come di conseguenza è una delle poche che consente di abbattere anche animali presi in punti non tanto vitali, dato proprio la loro massima espansione che tende a danneggiare la preda. Comunque ferma anche, come dice il detto, dove mangia il fucile mangia anche il cacciatore, però diciamo che questa è una palla che ha una cifra abbastanza contenuta, che riprende la vecchia Silver Tip che qualcuno ha sicuramente provato, che era sempre della Winchester con la palla, con la punta della palla in alluminio argentata, anche quella una delle migliori mai costruite per la caccia cinghiale. Poi passiamo a una palla piuttosto nuova di altissima qualità che io personalmente ho usato anche per la caccia di selezione con ottimi risultati. Questa è la Tip Strike da 170 grammi della norma, ovviamente una munizione dal prezzo abbastanza elevato, ma che al contrario di alcune munizioni a espansione elevata, mantiene una precisione anche nei tiri a lunga distanza, come appunto la Ballistic Silver Tip. Tutto ciò, è bene essere chiari, quello che porta una munizione a costare il doppio, addirittura tre volte il costo di una comune da battuta o con una magari anche italiana oppure insomma diciamo di marche meno blasonate, è appunto lo studio che c'è dietro, cioè questa munizione come appunto potrebbe essere la Ballistic Silver Tip sono munizioni nate per sparare anche a lunghissime distanze. Non tanto quanto le cartucce da prezzi inferiori che giustamente vengono impiegate anche per la caccia cinghiale dove i tiri avvengono nei 30-40 metri. Poi è chiaro che con una classica cartuccia economica posso abbattere anche un cervo adulto a 400 metri, però diciamo che queste munizioni qui nascono anche per fare quei tiri lì, cioè sono studiate e hanno delle tecnologie al loro interno perché oltre a sparare bene a una certa distanza, devono anche consentire abbattimenti, soprattutto per chi caccia all'estero, come chi caccia al camoscio e ha bisogno di un potere d'arresto immediato, prima che l'animale possa cadere in qualche baratro oppure possa scappare ferito, oltre scavallando il monte, ecco, in cui il suo recupero diventerebbe molto, molto pericoloso e lungo, queste pallottole qui appunto vengono impiegate molto perché garantiscano un'ottima precisione a lunga distanza e un massimo potere d'arresto. Quando si caccia in questi luoghi in cui spesso il colpo avviene a lunghe distanze su animali importanti dove non si può lasciare niente al caso, se comunque sia il danno della carne un po' più elevato ma garantisce un abbattimento istantaneo, è la soluzione a mio avviso migliore. Io personalmente le uso tuttora anche per la caccia al cervo, anche se non garantisce una penetrazione elevata come può essere una monolitica o una palla bonded, però vi posso assicurare che come impatto è ottimale. Queste sono palle, come vedete anche qui, che ha
una piccola curvatura al suo interno di stringimento che mantiene tra tutte, diciamo, quelle viste, quella un po' più dura, tra virgolette, che mantiene anche una buona penetrazione, soprattutto in vista della caccia di selezione. Comunque, ottima per la battuta e non solo. Infine, faccio vedere questa munizione qua, che è la Horna di Super Performance. E cos'è questa munizione qui? Questa è una munizione che ovviamente se stesso tipologia, puntalino molto 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 simile appunto alla Fiocchi, come vedete sono molto simili. La palla è comunque sia una a espansione, l'SST Hornady è una delle più famose insieme appunto alla Ballistic Silver Tip. Questa pallottola qui però non è tanto la tipologia di pallottola quanto la carica. Come carica di polvere, questa ha una carica superiore al classico 3006, quindi garantisce una taratura più lunga, un calo inferiore della caduta del proiettile, proprio perché acquista più potenza e anche più potere d'arresto, perché una palla morbida lanciata a una potenza più elevata garantisce anche un impatto maggiore, non una penetrazione maggiore, ma di sicuro un impatto ben diverso. Questa palla è una 165 grani, come 150 grani come potete vedere, e qua dietro ci sono, da stare molto attenti, quattro varie tipologie di munizioni che esternamente possono apparire identiche, però come vedete bene l'affungamento cambia. Qui c'è un SST, questa è la classe SST, quella che faccio vedere che si affunga, come vedete, in maniera esponenziale. La GMX, che è monolitica, quindi si affunga, affungamento controllato, e questi due modelli che sono a espansione controllata, appunto tipo bonded. Queste sono palle che prima di andare a comprare una cartuccia e dire mi dai una cartuccia con il puntalino rosso, state attenti, mi raccomando, specificate che siano a espansione, perché altrimenti un armiere può confondersi tra queste 3-4 tipologie che apparentemente possono sembrare tutte uguali. Ci sono ditte che cambiano il colore della pallottola, come fa appunto la Winchester, che in base all'AQ Bond, a come facevano prima XP3 e altre tipologie, o le tip che passavano dal verde al bianco al giallo al rosso. Ci sono ditte come appunto Hornady che fa lo stesso colore ma cambia all'interno. Quindi state attenti a acquistare. Non tutte le pallottole o la punta a polimero sono pallottole a espansione. Adesso vi faccio vedere nelle foto alcune palle recuperate. Appunto, vedete, si caratterizza dal cono tipo la soft point, cioè un cono, e all'interno viene colato il piombo con il puntalino. Quindi all'impatto, spesso e volentieri troverete il guscio di rame completamente vuoto con il puntalino e il piombo al suo interno che va sparso dentro le carni dell'animale. Per questo queste munizioni non sono tante amate da alcuni cacciatori cinghiali, perché magari tendono a sciupare un po' più le carni. Vedete, qui ci sono altre tipologie. Comunque quasi sempre il contenuto della camiciatura va appunto sparso all'interno del selvatico, proprio perché l'espansione è massima. Queste munizioni hanno un grande pregio, cioè di aprirsi molto all'impatto anche su animali di piccola mole, che è molto importante. C'è da capire che spesso si allunga animali piccoli, perché la palla, magari palle abbastanza più dure, non colpiscono un punto non vitale come il ventre, la palla non si apre, si apre poco, viene sfondato dall'altra parte selvatica che continuerà la sua corsa. Queste sono palle che appunto tendono ad aprire molto, anche se hanno un impatto su superfici piuttosto fini come la pelle della pancia o del collo, per esempio la pelle sotto il collo senza che tocchino ossa. Però vi posso assicurare che viceversa, su un animale di una certa mole, se io sparo una palla molto morbida come appunto queste qui, se preso nei punti più duri come spalla o schiena, spesso la palla non esce. Al suo interno il danno sarà molto, molto vasto, quindi l'animale correrà sempre poco se preso appunto in un punto vitale. Però vi state attenti a usare queste pallottole, anche perché sì, hanno un ottimo potere
di espansione, però spesso non lasciano tracce di sangue perché appunto non sfondano il selvatico. E qui c'è la classica diatriba di chi preferisce pallottole che attraversano completamente il selvatico e di chi preferisce pallottole che rimangono al suo interno. Io sono di quelli che preferiscono una palla tipo questa che quando picchia al bersaglio tendi a cedere molta energia, però anche qui ci sono molte linee di pensiero. C'è chi parla che la palla deve attraversare per cedere più energia, chi dice di meno, però io vi posso assicurare che dopo anni che imbattuto, ho impiegato appunto questa munizione qui, io gli animali andati via feriti sono stati molto molto pochi, anche per fortuna, perché comunque sia i tiri sono andati abbastanza bene a fine, però ovviamente qualsiasi pallottola, anche la migliore al mondo, se si colpisce un arto, una gamba o il filo della schiena, manderà via il selvatico. Ovviamente sono idee e pareri mie personali, però vi posso assicurare che se volete una pallottola che crei maggiore impatto sulla carne del selvatico, danneggiandola comunque sia un po' di più delle altre, queste sono palle che a livello di impatto appunto garantiscano il potere più esteso di tutte come espansione. Questo è morto.